Ridò il buonasera a tutti. Allora, no, devo dire, è stata una mezz'ora in cui ho preso appunti e ho tanti spunti di riflessione. Allora, parto dall'ultimo intervento. Credo che quello che abbiamo capito e stiamo capendo, e credo e mi auguro che si sia capito, l'abbiano capito anche i politici, è che bisogna tornare a una comunicazione fattuale. Cioè, in questo credo che anche la dinamica delle dirette Facebook abbia creato una necessità di voler riempire alla De Luca più che alla Gallera ore inutili di trasmissione raccontando l'opinione dell'assessore più che del presidente della regione, mentre invece bisognava raccontare i fatti. E bisognava raccontare anche quelli che erano i dubbi, senza i propri dubbi, ma raccontare i dubbi della scienza. Perché? Perché la scienza e la comunicazione scientifica, io non ho mai fatto il comunicatore scientifico, ma mi rendo conto che alcune opinioni, cioè l'opinione di Zangrillo, quando Zangrillo dice che clinicamente non c'è il virus, non significa che non c'è il virus, significa che clinicamente non c'è il virus. Ma questo spiegato alla signora Maria non va bene. Questa è una grande responsabilità anche dei giornalisti, categoria di cui tra l'altro faccio anche parte, cioè Lucia Annunziata. Quando avrà contrattato, virgolettato, questa dichiarazione, questo tipo di intervento con Zangrillo, si è assunta la responsabilità che è quella di disorientare l'opinione pubblica e di non dare elementi che permettano la lettura, perché poi c'è da pensare che se chiami l'idraulico a casa, ti affidi all'idraulico per fargli fare la sua attività, e se chiami il virologo, ti affidi al virologo, e il giornalista deve saper aiutare chi sta a casa, l'idraulico che sta a casa, a non diventare virologo, ma a capire dove stiamo andando. L'importanza del target e della comunicazione per target. Io credo che una grande lezione che viene da questo, anche dai mesi precedenti, ma che adesso anche dall'utilizzo di queste piattaforme, è che probabilmente la politica, con costi totalmente diversi, potrà tornare a incontrare la propria base come si faceva un tempo nelle sezioni e tornare a confrontarsi. Noi oggi stiamo pagando uno scotto di una politica monomessaggio e con messaggi anche iper superficiali, una politica nella quale non ci si confrontava. Oggi viviamo una grande occasione, secondo me, che è quella di poter tornare con talk come questi, con 100, 200, 500 persone o 30 a confrontarsi. C'è un'esperienza molto bella che stanno facendo alcuni parlamentari tedeschi che hanno fatto questa coalizione un po' a supporto dell'Italia e della Spagna, ma molto a supporto dell'Italia. Loro su Zoom hanno messo assieme alcune migliaia di persone. In una conference con Gentiloni erano 5.000 a seguire questo incontro, avendo tutti i relatori di altissimo livello. Parallelamente, però, poi ritornare ad avere questo rapporto con la base. Tutto bello, tutto semplice, non credo, perché la pandemia ha reso ancora più evidente quanto questo paese soffra di digitalizzazione. Per questo poi abbiamo fatto anche il confronto sul 5G, l'impegno sul 5G, cioè la disparità che si è visto nelle famiglie con tutta questa con la scuola a distanza, o che per alcuni è stato più che una scuola a distanza, una scuola per corrispondenza, cioè via WhatsApp, via messaggini, perché non avevano una connessione, più che il lavoro a distanza fatto alla buona. Dovrebbe aver reso chiaro che questa dinamica di democrazia è bella, ma è per l'elite. Noi comunque abbiamo un tema che è quello di andare oltre l'elite. Chiudo con un'altra riflessione. La comunicazione oggi ha una grande responsabilità da un lato, ma anche una grande opportunità. Le leadership hanno compreso che la comunicazione non è più il megafono, cioè i comunicatori non devono essere più i megafoni a cui rivolgersi, ma devono essere una delle componenti fondamentali della definizione della strategia. Quindi non esiste una strategia di comunicazione staccata alla strategia, ma la strategia di comunicazione è
organica alla strategia. Questa è una grande sfida, è bene che però dobbiamo poi essere tutti coerenti. In questo, secondo me, i comunicatori, i giornalisti e tutti gli attori in causa devono essere molto seri. Chiudo con una cosa. I medici fanno il giuramento di Ippocrate. In tanti mestieri si giura, probabilmente ci sarebbe bisogno anche di un momento in cui anche i comunicatori possano assumersi la responsabilità e anche sapere quando è il momento di tirare il freno a mano e anche dire al politico stacca dopo un'ora di diretta Facebook.